Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic, sono qui con un nuovo squad builder, è una squadra argento, volevo utilizzare qualche giocatore che quest'anno ancora non avevo avuto il piacere di provare, per cui ho usato questo modulo 4-3-3, 3 tra parentesi, quello con i due CDC, quello diciamo un po' più difensivo, una ibrida composta se non sbaglio da 3, no 4 campionati, adesso non mi ricordo, però comunque sia una buona squadra. Andiamo subito con il portiere impostando qualità argento. Il portiere è veramente forte, non me lo sarei mai aspettato. Ed è Alvarado, versione AZ, perché c'è anche una versione transfer. Alvarado veramente forte, ottimo tuffo, ottimo riflesso. Presa molto buona, accettabile. Piazzamento 68 non è altissimo, ma è comunque una statistica che sì, si può accettare. Poi ha tecnica di parata acrobatica, infatti fa dei numeri clamorosi, veramente uno spettacolo da vedere questo portiere. Costa tanto, se lo trovate sul mercato penso di sì comunque, però vi garantisce veramente tanta sicurezza in porta. Poi, allora, terzino destro ho utilizzato Opare versione Porto. Non so se si trova sul mercato, io lo acquistai un bel po' di tempo fa, un bel po' di mesi fa. È veramente un top terzino perché è velocissimo, quindi recupera tutti i palloni e per di più mi ha fatto due assist, quindi è davvero un ottimo giocatore, anche 4 stelle piede debole e un ottimo valore di fisico, anche se lui in realtà non è altissimo. Poi andiamo con i difensori centrali, sono due DC olandesi che fanno tripla intesa tra di loro. Van Beek è il primo di questi che volevo provare sostanzialmente, credo sia una versione upgrade, però non vorrei dire cazzate. O forse no, non mi ricordo. Comunque Van Beek è forte, difesa ottima, fisico ottimo, altezza ottima, prezzo ottimo, work rate ottimo e discreta velocità. Comunque resta un distintissimo difensore centrale, molto forte nel gioco aereo ma anche palla a terra, conquista davvero tanti palloni. Anche il suo compagno di reparto non è da meno, è un giocatore non raro che adesso andremo subito a trovare, Kongolo. Non so se c'è una versione upgrade o cose di Kongolo, non mi ricordo di la verità, l'ho presi anche lui un po' di tempo fa, però è veramente un ottimo giocatore, veloce, forte in difesa, forte in fisico, alto, anche lui molto alto, è pure mancino, quindi metterlo a sinistra è perfetto, davvero un ottimo giocatore, anche se comunque ha 4 stelle piede debole, quindi volendo potrebbe stare anche a destra. In realtà si potrebbe anche utilizzare per dire Rekik del PSV e Bruma sempre del PSV, però io mi sono trovato bene con questa coppia, quindi vi consiglio questa. Poi, come terzino di sinistra ho utilizzato Butner, olandese, che gioca nella Dinamo Mosca, quindi in Russia. Forte, mi è piaciuto, veloce abbastanza, con un discreto dribbling, un ottimo passaggio, anche un bel tiro. In qualche caso c'è stato in cui ha fatto qualche tiro da fuori, non ha un brutto tiro. Comunque anche forte in difesa, ottimo fisico, non è altissimo anche lui come Opare, però si fa sentire. Work rate alto alto, quindi attacca e difende con tanta intensità. Poi andiamo a centrocampo, allora CDC a destra ho utilizzato, adesso devo trovarlo, Danilo versione Porto, è una versione transfer se non erro, molto forte, non è un centrocampo veloce, lo anticipo subito, bisogna un po' saperci giocare, però recupera tanti palloni, comunque ha anche una discreta qualità, tranne per Danilo che vabbè è l'unico con un passaggio un po' di merda, però mi ha fatto comunque un assist, quindi ci sta. È molto forte in difesa come potete vedere e ha un fisico della Madonna. Poi CDC di sinistra, un giocatore che volevo provare assolutamente ma che non mi ha fatto impazzire, credo per via della posizione, cioè Maurizio, che ha un long shot strepitoso nelle statistiche. In realtà quando l'ho provato io sembrava che avesse un long shot normalissimo, cioè come poteva avercelo per dire Danilo che ha tipo 54 di tiro. Non mi ha fatto impazzire il suo tiro dalle stanze, secondo me ho ipotizzato che forse è il ruolo CDC, magari non lo fa sfruttare al meglio, non lo so, magari fatto giocare, che ne so, da CC esterno, oppure che ne so, da seconda punta o da trequartista, potrebbe rendere sicuramente molto meglio, però non mi ha fatto impazzire, anche se comunque mi ha fatto 2 gol in 4 partite. Non è facilissimo trovarlo sul mercato, si trova maggiormente la sera. Poi il CC è veramente un giocatore top, secondo me, avevo molta... non ero sicurissimo delle sue potenzialità, invece Evandro è veramente un gran giocatore che mi ha fatto 4 gol e un assist in 4 partite. Per un CC con queste statistiche, con questa velocità che non è tantissima, è veramente tanta tanta roba. Per di più costa un cazzo, si può dire, costa niente ed è fortissimo, 4 stelle piede debole, ha un tiro veramente incredibile, non ha un tiro di potenza ma un tiro molto molto efficace che diciamo
ma due volte su tre segna quando tira, quindi davvero un ottimo giocatore con un grandissimo passaggio e un ottimo dribbling, quindi questo giocatore, anche se non è velocissimo, a centrocampo vi fa la differenza. Mentre andiamo con l'attacco, come ala di destra ho utilizzato un giocatore che anche non mi ha fatto impazzire anche lui, cioè Pawlowski, polacco che gioca appunto in Polonia. Non mi ha fatto impazzire, ha delle ottime statistiche. Diciamo che io l'ho utilizzato anche un'altra volta un bel po' di tempo fa, non mi ricordo in che modulo, e mi aveva impressionato, mi aveva fatto un sacco di gol. Invece qui, forse perché è un po' più esterno, non lo so, un po' più laterale, non mi ha fatto super impazzire. Mi ha fatto sì 3 assist in 4 partite, quindi un ottimo assist man, però quel 71 di tiro che è buono, poteva farmi fruttare sicuramente qualche gol in più, però vabbè, non è malissimo. Poi andiamo con l'ala di sinistra, che è un ottimo giocatore, ed è Rebus, altro giocatore che gioca in Russia ed è polacco. Work è normale basso, preferivo fosse alto basso o alto normale, però devo dire che è un ottimo giocatore, 2 gol e un assist in 4 partite, li accetto molto volentieri. È un'ottima ala, veloce, con un bel dribbling, peccato che non ha le 4 stelle abilità che se le merita tutta la vita. Ottimo passaggio, gran tiro con un'ottima finalizzazione, non si direbbe. Ma davvero un ottimo giocatore, vi consiglio di provare questo Rebus. E infine, per completare la squadra, come attaccante ho utilizzato Piech If, che mi dà l'aria di essere un Silver Lewandowski, ma che in realtà non è proprio come Lewandowski, perché è alto 1,70. Mi ha fatto 4 gol e 3 assist in 4 partite, quindi tanta roba anche per Piech. Di solito quando uso l'unica punta faccio più gol che partite giocate, però mi ha fatto 3 assist che non li buttiamo di certo via. È un ottimo giocatore, ha questo work rate alto alto che un po' penalizza, perché delle volte torna in difesa oppure non è sempre in posizione magari da scattare in avanti, però è davvero un ottimo giocatore, coi piedi ci sa fare, davanti alla porta difficilmente sbaglia. Comunque raga, questa è la squadra, spero vi sia piaciuta, è molto originale, tanti giocatori che non vengono minimamente calcolati, io li uso sempre come voi sapete. Se vi è piaciuta mi invito a lasciare un bel like, a 300 mi piace uscirà un nuovo video, fatemi sapere nei commenti che altre squadre volete. Finalmente vi porterò una squadra con Sacco If, quello che passa da argento a oro, che lo sto utilizzando. Vi porterò successivamente anche una squadra con Ronnie, se riuscirò a trovarlo If tanto meglio, Ronnie l'argento ovviamente, che mi è stato chiesto da un bel po' ma mi dimentico sempre di farla. E poi volevo provare a cercare De Bruyne Transfer per fare una squadra anche con lui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, adesso vi lascio le clip, bella raga.